Parlerò di questa Harley Benton che l'ho ricevuta stamattina e ho messo questo, è un pick up da buca, di solito cambia un po' il suono, il fatto di avere un qualcosa qui nel senso del suono acustico, però che adesso ce l'ho così. Ho cambiato i piroletti e l'ho messi in osso, ho dovuto con questo allargare il buco. Questa è una seghetta, è una lima rotonda molto comoda, e le corde sono quelle originali. Le corde originali sono di questa marca Adams Acoustic 1253. Sono rivestiti. Io trovo questa chitarra con questi piroletti nuovi, ha un aspetto molto meno da chitarra da poco. È una, si ispira anche nel nome alla J45 della Gibson, che si chiama così perché costava $45. Allora, sinceramente, due grandi ma. Uno che non sono un grande suonatore, però almeno il suono si sente. Vabbè, a parte questo, non conosco bene questa marca di corde, quindi a me le corde troppo nuove non piacciono, neanche quelle Phosphor Bronze mi piacciono, e questa ha tutte e due. Per quanto riguarda la scalatura, 12.53 va perfetto. Allora, ho preso il B-Stock, che c'aveva un leggero qui un coso graffito estetico, che poi al tatto non si sente neanche. Quindi questo piccolo taglietto qui, che neanche si vede qui, costa €40 di meno che il prezzo normale, quindi visto. Allora, il suono è una dreadnought, io sono abbastanza pieno, ho le spalle arrotondate. Qui ci suono queste cose qui. You were out at brand new clown, fucking and a fucking your junk. You got his man, just don't get beat. You're gonna change, you're gonna leave. I piroletti sono, le meccaniche qui, i bottoni sono simili SG della Gibson, a me piacciono, hanno un tocco particolare, piacciono più questi che quelli originali esteticamente della G45. La rosetta in tipo a balone. Cosa dire? Beh, come lo compri? Anche a 220, ma qui 180 a maggior ragione. Poi, ovviamente, questa è a scala completa, non è la scala più ridotta delle Gibson J45. Io che intono a 4.32 il fill, poi alla fin fine, considerando l'intono leggermente più basso, quando non suono con l'armonica, perché non esiste un'armonica a 4.32 purtroppo, il fill più o meno è quella di una J45, nonostante io non abbia mai suonato una J45 originale.
perché ho messo questo, a me piace più il suono del col pick up, anche se qui ha questo sistema Isis che c'ha praticamente volume, questo per dare feedback, poi c'ha per intonarlo a 4,40, bassi, acuti, ma anche nei medi. Poi, no, questo serve, questo qui serve per mettere, attivare il, l'accordatore standard, e poi qui c'è il fase quando confischia. Il, le batterie che non sono fornite, non le hanno fornite quando l'ho capito. La batteria 9 volte sta qui, è molto comoda da levare e mettere, più le quelle a pastiglia, poi queste sono ricaricabili, almeno io sono ricaricabili. Pure questo qua, se non volete qua, io vi scollo, ma adesso ce l'ho qua per vari motivi. La stetica, io l'ho preso, dico la verità ragazzi, l'ho preso più che altro per l'estetica, non che ci avessi bisogno assolutamente di una chitarra. Ho la Epiphone The Texan che praticamente è la stessa cosa, non esteticamente, al fondo pure in massello, quindi ha solo le fasce in laminato, questo invece è a fasce, fondo in laminato, e la tavola armonica e massimo. Comunque ragazzi, per questo prezzo non ci comprate un cazzo, non esiste nessun'altra marca che compra. E non è un prodotto dozzinale ragazzi, assolutamente non è un prodotto dozzinale, anche se io non sono un grande chitarrista. This bound sorrow, I can't keep the tears from my eyes. My son towards another man that is right. Love has been denied. Corde che pure queste non sono cordacce, sono corde rivestite. Vi spiego perché fanno, perché a loro gli conviene mettere le corde rivestite, perché non sanno quando le vendono. Hanno delle corde più o meno fresche. Poi quando le cambierò ci metterò le retro o le nickel and bronze. Ho anche provato aluminum bronze che hanno suono abbastanza moderno. Io non sono un tipo che è sempre con le stesse corde, io sperimento ragazzi. Poi ovviamente se preferisco quelle, ma non mi va di stare sempre tutta la vita, no, non c'è un cazzo che dura tutta la vita. Neanche la vita dura tutta la vita. La vita dura la vita. Comunque la consiglio, ecco, il modello è CL J, che paraculi, trattino 45 E US VS Sunburst. Comunque questo non saprei dire, è normale, non c'è colore rossiccio dietro, ok, non è un laminato di mogano colore, ecco questo è il colore quando non fa riflesso. Ce ne stanno di migliori all'evento, ma questa mi ricorda molto esteticamente la G45 per un decimo del prezzo. Non ditemi non è la, certo, grazie al cazzo che però il suo sporco lavoro lo fa, anzi neanche troppo sporco. Arrivederci.